Giovanni 19:25-27. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Maria e Giovanni sono ai piedi della croce ed esprimono la forza che l'amore dà a chi ama veramente. Non scappano, ma restano con Gesù. Noi, ora, riusciamo a stare ai piedi della croce? Che croci portiamo nel nostro cuore? Il nostro è un cuore pesante, pieno di paure, di incertezze, di preoccupazioni che non danno pace. Soprattutto in questo particolare momento, in questa quaresima, che resterà legata con un nome che non dimenticheremo, Covid-19. Gesù oggi è in mezzo al nostro isolamento, al silenzio delle nostre strade, e ci offre il suo cuore, ci offre i doni del suo infinito amore, ci chiede di evitare ciò che ci allontana da Lui. Ci chiede di entrare nel suo cuore e dice: Vi do la mia pace, vi lascio la mia pace, ma non come la dà il mondo. E se è lui che dà la pace, come non dovrebbe esserci la pace nel suo cuore? Però per entrare nel cuore di Gesù è necessario fare silenzio, allontanare da noi ogni peso e come ha fatto Giovanni, dobbiamo credere nell'amore di Gesù fino in fondo, dimenticarci proprio di noi stessi. E quindi cosa chiedere in questo momento? Chiediamo allo Spirito Consolatore di confermarci al volere del Padre, proprio come ci ha insegnato e come ha fatto sempre Gesù. E invochiamo la protezione silenziosa, dolce, materna di Maria. Buona Pasqua a tutti.